In realtà oggi sarebbe stata la volta della comunicazione del direttore agli studenti per l'avvio dell'anno accademico. In realtà, come è evidente da quello che sapete ormai da mesi attraverso la stampa, il Bricciardi oggi sta vivendo un momento di estrema delicatezza e estrema fragilità. E questo è il motivo per cui ho deciso oggi di trasformare quella che doveva essere una semplice comunicazione con gli studenti in una conferenza stampa. Conferenza stampa per dire che oggi il Bricciardi è fragile in quanto a pochissimi giorni dalla scadenza dell'anno, purtroppo la convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Terni e l'Istituto Bricciardi non è stata ancora firmata. Questo è un nodo amministrativo molto grave, molto, molto importante e delicato. Oggi io sono qua e non è mio compito andare a ricercare le responsabilità di questo stato di fatto. Non è compito mio né voglio farlo. Il mio compito oggi è fare un appello fortissimo agli allievi perché continui a credere nella musica che studiano, con l'impegno che rivolgono verso se stessi, perché questo aumenta la responsabilità di chi deve prendere una decisione e firmare quest'atto. Faccio un appello forte ai genitori che ho voluto convocati oggi a fianco ai propri figli, perché hanno dimostrato anche quest'anno una grande fiducia nei nostri confronti, affidandoceli e anche pagando per questo, perché rappresentino fuori il Bricciardi il lavoro che i miei colleghi, nonostante molte difficoltà, continuano a garantire. Quest'anno, con tutte le vicende che abbiamo passato, nonostante tutto, io e il mio predecessore, il professor Catalucci, che mi ha lasciato in qualche maniera la staffetta e che colgo l'occasione per ringraziare del lavoro che ha svolto fino adesso, dicevo, con mille difficoltà abbiamo reso possibile lo stesso l'avvio di un anno accademico, perché è forte il nostro senso di responsabilità verso voi allievi e verso voi genitori. Un appello lo faccio anche ai miei colleghi docenti e li ringrazio per aver garantito lo stesso il loro impegno nonostante molte difficoltà. In virtù di tutto questo, in virtù dell'impegno profuso da allievi, genitori e docenti e tutto il personale amministrativo della scuola, sono qui per rendere pubblico il mio appello al più alto senso di responsabilità da parte di chi deve assolutamente chiudere questo atto, la cui mancanza di firma potrebbe mettere a serio repentaglio l'esistenza di questa istituzione che ha una storia importante, che ha un ruolo importante, che va molto oltre i confini della città e della provincia, perché sapete benissimo che i vostri compagni di studi vengono non solo da Terni, ma vengono dalle regioni limitrofe, vengono dall'estero, vengono da lontano. Noi abbiamo un dovere morale che lo assolviamo col nostro lavoro. Gli allievi hanno il loro dovere morale che assolvono attraverso lo studio, i genitori hanno il loro dovere di affidare i propri figli in un ambiente protetto, i nostri amministratori, il nostro presidente, il sindaco hanno il dovere di trovare fra loro necessariamente e nel più breve tempo possibile il compimento di quest'atto che sicuramente non risolve i problemi dell'istituto, ma che sicuramente consente all'istituto di rimanere nonostante alcuni problemi che sicuramente rimarranno sospesi. Meglio un istituto con alcuni problemi che verranno negoziati, discussi e affrontati successivamente, piuttosto che un istituto chiuso. Abbiamo deciso di proclamare questo stato di agitazione perché sappiamo che delle difficoltà, come ci ha detto il direttore, sappiamo che da luglio è aperto un tavolo tecnico in cui le parti protagoniste di questo atto sono state chiamate per risolvere eventuali problemi. Problemi politici, problemi tecnici, noi non siamo né politici, non siamo tecnici, siamo dei musicisti, siamo degli insegnanti a cui
cui le famiglie hanno affidato un percorso formativo musicale dei loro figli e nonostante le difficoltà, nonostante la retribuzione non arrivi regolarmente, nonostante tutte le difficoltà che la stampa stessa locale ha seguito, tutti i colleghi e il personale amministrativo hanno consentito una chiusura dell'anno accademico, hanno consentito che tutti i ragazzi arrivassero alla fine di un percorso, quindi conseguissero i diplomi accademici di primo e di secondo livello, che gli esami di ammissione venissero svolti regolarmente e che riprendesse il nuovo anno accademico, comunque nonostante tutto questo. Più di questo non è nelle nostre possibilità, quindi chiediamo che questo tavolo tecnico e le persone che sono state chiamate a risolvere gli eventuali problemi che impediscono trovare un accordo per questa firma della convenzione si seggano al tavolo e lavorino per risolvere questo problema, perché questo possono far loro, noi non possiamo farlo.